Ciao a tutti, bentornati. Oggi sono di nuovo in questa location, il mio bagno. Quando sono qui vuol dire che sto facendo qualche danno, anzi, lo sto per fare perché, come vedete, non ho ancora niente. Allora, era da un po' che avevo questa idea di fare lo chatouche, ma in realtà non era proprio lo chatouche, era più avere i capelli più chiari sotto, di un colore sempre sul viola, sempre del colore che ho sopra, però più chiaro. L'idea è quella di fare uno chatouche, ovvero prima di decolorare i capelli, quindi magari da qui sfumati sino a metà, più o meno, sempre se mi riesce, e poi farmi la tinta del mio solito colore in modo che quelli che decolorato rimangano comunque di un colore più chiaro e sempre sul viola. Allora, considerando che io non ho mai decolorato i capelli, non ho idea di come si faccia perché, come ho già detto, non sono parrucchiera e soprattutto non seguite quello che faccio. Allora, ho comprato da Acquasapone questa bustina di decolorante, questa Vital Care, polvere decolorante super schiarente, e da mischiare ovviamente con l'acqua ossigenata. L'idea è, boh, ho visto un paio di video e mi sono fatto un'idea mia. In realtà volevo provare con la spazzola, dividere i capelli così in due sezioni e con la spazzola andare a schiarire un po' le punte sfumandolo verso l'alto. Quindi ora proviamo, non voglio fare una decolorazione troppo bionda, troppo bianca non credo che esca, però boh, non voglio una cosa troppo esagerata anche perché non ho idea di come mi venga. Sicuramente farò una cagata. Va bene, allora io non ho guanti, quindi già partiamo male. Userò questi qui, i guanti da cucina, che alla fine sono guanti, sono riutilizzabili, li lavate, quindi vanno anche bene. Non mi sento di bocciarli così, l'uso di questi guanti. Comunque risparmiate dalla plastica, no? Poi, sempre la solita ciotolina, pennellino e acqua ossigenata. Questa è a 20 volumi, perfetto, meno male, pensavo fosse a 30, invece no, ancora meglio. Vediamo che cosa ne esce. Perché mi vengono queste idee? Dopo, se avete visto l'ultimo video, sapete che ho avuto la brillante idea. Questa proprio mi è venuta così e l'ho fatta. Mentre questa di oggi l'avevo già pensata, avevo riflettuto su cosa fare. Invece no, quella del taglio di capelli. Sì, allora io quella dei capelli, di tagliarmi i capelli, che oltretutto è successo ieri il taglio di capelli, quindi ho deciso, vabbè, prima di lavarli facciamo sta pazzia, concludiamo la pazzia e poi posso dire di andare da parrucchiere, decidere di andare da parrucchiere. Allora, i miei capelli sono sani, lo erano sino ad adesso. Ora vediamo se continueranno ad essere sani. Pettiniamo i capelli, togliamo tutti i nodi che mi si creano solo respirando, senza neanche muovermi. Dall'ultima tinta, quanto è passato? Beh, forse un mese e mezzo, perché non avevo il colore, infatti l'ho ordinato. Ed è arrivato la settimana scorsa, mi pare. È sempre questa qui della Igora Royal di Swarovski ed è la 998 biondo chiarissimo violetto rame, che risulta un po' scura all'inizio, ma poi scarica bene, già ha proprio quel riflesso violetto fucsia molto carino. Comunque il taglio secondo me è venuto abbastanza bene. Io, vabbè, come vi ho già detto, non li ho ancora lavati, pettinati, cioè pettinati sì, ma non messi in piega né niente, però mi sembrano bellini. Oltretutto non ho ancora visto il video dove li taglio, quindi non so, non ho ancora visto la differenza. Quindi me lo dite voi come sono, perché
Io non so ancora niente. Ora dividiamo a metà e andiamo di nuovo a fare due codine. Sì, due o quattro di nuovo. Forse meglio quattro. Ah, non ho neanche la stagnola, quindi sempre peggio. Quindi mi mancano i guanti, la stagnola. Boh, vabbè, si prospetta un flop questo video, ma non ci interessa. Allora, io divido di nuovo in quattro, come per il taglio, però non porto in alto le codine, le lascio giù. Sono sicura che c'è qualcuno che starà ridendo molto di questo video. Anche io. Non bisogna prendersi troppo sul serio, lo sapete già. Di nuovo queste fantastiche code, che ve l'ho detto, saranno la moda del 2021. Prendiamo la nostra bustina di decolorante, la mettiamo nella ciotolina. Io penso basti, cioè, vabbè, non ho tanti capelli, quindi suppongo che basti. Secondo me è anche troppo. Quanta ne devo mettere? Allora, 30 grammi di polvere, 60 ml di emulsione ossidante, quindi la bustina è da 30 grammi, quindi ora dobbiamo mettere 60 ml di questo, che non ho un'idea di quanto sia, perché quindi le tacchette non si vedono. Mischiamo tutto, dobbiamo far diventare un impasto omogeneo senza grumi e poi infornare per 30 minuti a 180 gradi e il dolce è pronto. Ovviamente no. Allora, questa sì, non dovete fare grumi, dovete mischiare bene. Sembra anche che so cosa sto dicendo e che so che quello che sto facendo, invece no. Siccome non metterò la stagnola perché non ce l'ho, vedo direttamente qual è il risultato, cioè il grado di biondo a cui sto arrivando. Quindi vediamo. Guanti. Guanti messi. Iniziamo con la spazzolina. Cioè, io voglio provare a fare come cioè una confezione di tipo chatouche già pronto da fare, che se lo vendono al supermercato, mi sembra che sia della L'Oreal, forse si chiama tipo sfume, non mi ricordo, magari vi metto qui la foto e vi metto qui la foto anche di del risultato che vorrei ottenere e vediamo se poi ci appiccica qualcosa, anche se dubito. Usava la spazzolina, c'era proprio all'interno la spazzola dove versavi il prodotto e andavi a pettinare le tue ciocche. Quindi io farò esattamente la stessa cosa. Allora metterò direttamente la crema pasticcera dei puffi sulla spazzola. Ecco qua. Quindi bisogna concentrarsi sicuramente di più sulle punte, perché devono essere quelle più chiare, e poi sfumare con la spazzola. Boh, mi sembra di non averne messo qui, io ne metto un po', almeno qui sulle punte, visto che devono essere più chiare. Le apriamo anche un pochino. Allora, l'ideale, ve l'ho detto, sarebbe avere la stagnola, anche perché questa cosa pizzica un po' la pelle, quindi state un po' attenti. Poi facciamo da questa parte, perché così magari non diventa troppo chiaro da una parte, troppo scuro dall'altra. Questa cosa qui rispetto alla tinta sembra anche molto più semplice da fare. Poi, avendo i capelli rossi, so che il rosso è anche duro da togliere, quindi chissà cosa ne esce. Sicuramente diventerò arancione e mi pentirò di quello che sto facendo, però è tutto documentato qui nelle mie memorie. Avevo ragione, me ne è rimasto tanto, più tutto quello che mi è caduto, quindi
magari anche mezza bustina può andare. Santi, io continuo a mettere. Secondo me non funziona questa cosa, io non vedo neanche poco poco biondo. Boh. Facciamo che aspettiamo 25 minuti e torno, vediamo un po' che cosa ne è uscito. Allora, sono tornata, è passata circa una mezz'oretta e questo è il grado di biondo che mi è uscito, quindi praticamente niente. Cioè, forse un po' le punte, un pochino di più. Ora lavo i capelli e vediamo un po' cosa sono diventata. Ci vediamo dopo. Ho tolto la polvere decolorante e lavato e asciugato i capelli, e praticamente questo è il massimo che sono riuscita a ottenere dalla decolorazione, quindi diciamo che è abbastanza deludente, visto che ora ho i capelli mezzi arancioni, più una parte un po' più scuretta, una parte fucsia, una parte bianca, quindi ho i capelli di 4 colori diversi, che se fossero diversi colori, magari più abbinati tra loro, sicuramente sarebbe molto ma molto meglio. E niente, ora mi faccio la tinta, non vi faccio il video perché tanto farò un casino ed è uguale all'altra volta, e magari ci vediamo dopo quando ho finito completamente. Vediamo se lontanamente la mia idea. No. Vabbè. E ci vediamo dopo. Bene, sono tornata e ho finito. Vedete lo chatouche? Io no. No, allora, i capelli sono usciti bene perché mi piace, sono riuscita anche a fare una piega decente. Lo chatouche è veramente leggero perché sì, sono un pochino più chiare le punte, ma non l'effetto che volevo io, che vi metto qui. Completamente, cioè un'altra cosa, è come se mi fossi fatta semplicemente la tinta e basta, perché non vedo niente, nient'altro. La cosa più decolorata di questo video è stata la mia maglietta, che ha subito purtroppo dei danni, ma non fa niente. E niente, io vi lascio con i miei nuovi capelli tagliati, chatouchati e colorati. E niente, scusate se non sono truccata, però ci ho messo veramente tanto a fare il tutto, visto che l'ho fatto tutto in un giorno ed è stata dura. Se i capelli vi piacciono, fatemelo sapere in un commento, anche se non è uno chatouche vero e proprio, cioè poteva esserlo, però non ha scolorito, cioè non ha decolorato bene. Forse bisognava fare più decolorazioni, ma li sento già più secchi di prima. Cioè adesso che li ho messi in piega magari no, però prima quando li stavo pettinando erano molto molto secchi. Ora ci ho messo anche l'olio e sono migliorati, sono anche abbastanza lucidi. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piacciono i capelli, se no niente, mettetevi un pollice in giù che vi devo dire. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e andate a seguirmi su Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video, speriamo di non fare troppi danni. Ciao! Comunque la piega è uscita veramente bene. Era esattamente quello che stavo cercando. Quello che stavo cercando di fare. La piega che piace a me. Se fossi anche truccata in questo momento sarebbe perfetto. Ma non lo so. E mi sta bruciando qualcosa sul fuoco. Ciao!